Good afternoon. I'm Rakesh Saramputi, the Cultural Attaché at the U.S. Embassy in Rome, and today I have the pleasure to introduce this webinar about our annual program statement, or what we call APS. The APS is a tool that the U.S. Mission to Italy uses to receive project proposals on cultural and exchange programs. An APS is implemented by many American embassies and is an effective way that the Department of State strengthens relations between the United States, countries, and people across the globe. It's my pleasure to invite you to apply for the 2022 APS call. Proposals are due March 31st, and we'll be making decisions by June 15th. It's a competitive process. Last year we received around 140 proposals. And we were able to fund 16. We approved proposals from both small organizations and large ones, from schools and universities, and from think tanks and NGOs. As a result, Italians and Americans are working together in areas like combating disinformation, media literacy, promotion of diversity and inclusion, transatlantic relations, and American studies. For this 20, 2022 call, we also hope to receive proposals that address the climate crisis, democracy, security, human rights, and other themes that my colleagues will mention during this webinar. Through the APS, we're able to not just strengthen US Italy relations, but also share expertise and knowledge and build relationships that we hope will last for years to come. So, on behalf of the US Embassy, thank you very much for participating in this event and for your interest in applying for the APS, APS this year I'll turn the discussion over to my colleague Alberto Benvenuti public affairs resource coordinator at the US embassy in Rome thank you uh, grazie Rakesh e buon pomeriggio anche anche da parte mia io sono Alberto Benvenuti eh, resource coordinator qui nella eh, sezione public affairs dell'ambasciata degli Stati Uniti eh, a Roma Eh, oggi saranno con me eh, alcuni colleghi, due colleghi dello staff culturale, Reessa Brighi, qui eh, con noi all'ambasciata di Roma, e Antonella Di Vaio in collegamento dal Consolato Generale di Napoli, e poi c'è Fabio Iacuella, che è eh, social, social media coordinator qui eh, a Roma. Vedrete che eh, interverranno in vari momenti di, questa, di, questo, di questo webinar. Eh, ci fa piacere di vedervi eh, così numerosi, è un po' il segno del, dell'interesse che sta sempre eh, aumentando per, per l'annual program statement. Eh, come vi accennava Rakesh, questa è la nostra eh, terza call e sarà anche l'unica call per questo, per questo 2022. Allora, eh, il, il webinar adesso intanto vi eh, condivido lo schermo. Allora, questo webinar, vediamo se vedete, sì. Ecco qua. Allora, questo webinar vi dicevo si divide, si dividerà sostanzialmente in tre parti. Una prima parte nella quale vi descriverò le eh, caratteristiche eh, tecniche e amministrative necessarie per candidarsi. Eh, una seconda parte eh, durante la quale invece andremo nel merito della, eh, della vostra candidatura e vedremo eh, approfonditamente eh, l'application form che è il nuovo strumento che dovrete utilizzare per eh, candidarvi e poi ci sarà una parte finale invece aperta alle, alle vostre domande e la troverete, poi ve lo diremo dopo, nella sezione Q&A di questa Zoom call. Allora, eh, partiamo dalla prima slide, esatto, che vedete. Allora, cosa, eh, intanto cosa si finanzia con l'Annual Program Statement? La, con l'Annual Program Statement si finanziano progetti che promuovano le relazioni transatlantiche tra Stati Uniti e Italia. Eh, Rakesh già vi eh, accennava prima che la deadline per la terza call, per la call di quest'anno, è il 31 marzo e i risultati vi verranno comunicati entro il 15 giugno. Ora una prima, una prima parentesi da aprire. Eh, immaginate che i vostri progetti inizieranno in un periodo che, andrà, eh, che abbraccerà tutto il periodo estivo. Ecco, non potranno iniziare esattamente il 16 giugno, ma immaginiamo un inizio dei, dei vostri progetti a partire dal, dalle prime settimane eh, di luglio fino a tutto settembre. Dovrebbero iniziare comunque in un tempo ragionevole dal, dall'approvazione dalla, dall nel caso in cui fossero, fossero approvati sono aperti a eh, individui, quindi singoli individui e organizzazioni italiani o statunitensi che però siano non profit. Quindi eh, questo include anche eh, NGOs, think tanks, eh, enti governativi statunitensi e italiani, incluse le università. Questa è una domanda che, che, riceviamo, che riceviamo spesso. Le, le, le università sono assolutamente elegibili. Eh, il contributo massimo quest'anno rispetto alla seconda call dell'anno scorso abbiamo alzato il tetto del contributo massimo che sarà di eh, 100.000 dollari, eh, il minimo di 10.000. Poi su questo faremo una, una, riflessione, una riflessione più tardi. La durata dei progetti eh, deve arrivare a un massimo di, di 12 mesi dalla data di admissione del grant, quindi eh, dalla data che indicate voi nel, nella vostra application form. D'accordo? Quindi non dalla data di comunicazione dei risultati, anche questa è una domanda che, che, che riceviamo spesso, ma dalla data in cui voi fate partire il vostro progetto. Per candidarvi dovrete utilizzare i form scaricabili sulla pagina dell'Annual Program Statement, che vi ricordo eh, è nel sito, sul sito dell'ambasciata, nella sezione eh, Education and Culture, Programmi di Cooperazione e poi Annual Program Statement. E adesso poi vedremo tutti, tutta la documentazione che dovrete allegare alla vostra candidatura. e eh, Le candidature vengono inviate: si devono inviare come, 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 come per l'anno scorso e come per le passate edizioni a questa email che è rom.pagrants.gov. Eh, vi vogliamo dire subito che una volta che eh, avrete inviato la vostra eh, candidatura, riceverete una, una conferma di ricezione da parte nostra una sorta di ripresa visione. Ecco, nel caso in cui questo non accadesse, eh, ricontattateci perché potremmo aver avuto problemi eh, nel, nella fase di ricezione. Allora, invece andiamo a vedere cosa non possiamo finanziare con l'annual program statement, che ha un po' eh, familiarità con, con questo tipo di call, eh, lo sa già, sono informazioni che abbiamo dato anche l'anno scorso. Ad ogni modo le, le ripetiamo, non possiamo finanziare enti for profit e attività commerciali. Programmi di ricerca scientifica pura, eh, programmi che fanno, fanno riferimento a attività di natura politica o religiosa, o programmi che abbiano esclusivamente come focus eh, la crescita e lo sviluppo della vostra organizzazione candidata, nel caso in cui si candidi, appunto, un'organizzazione e non un individuo. Allora, ehm... Cosa dovete allegare alla candidatura? Vi anticipavo già inizialmente che quest'anno abbiamo pensato di creare un, uh, un application form uh, ad hoc per facilitare il processo di, uh, di candidatura da parte vostra ma anche per facilitare una nostra uh, lettura e valuta valutazione delle vostre proposte. Il form che poi andremo a vedere, insomma a esaminare per punti anche con, con Raissa e Fabio è un form che... Uh, Innanzitutto, non, non dovrà superare le 10 pagine, quindi il limite di, 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 di lunghezza massima dei progetti rimane, rimane la stessa. E vedrete che, eh, se non l'avete già visto, è strutturato per punti, eh, in modo da rendere il più chiara possibile la vostra, la vostra candidatura e la nostra poi eh, successiva valutazione. Eh, vi dico anche che. Uh, chi di voi avesse scaricato il form prima del 30 di giugno deve scaricarlo nuovamente perché nel primo form mancava la parte del budget che poi abbiamo deciso di, uh, di inserire per rendere il vostro budget più chiaro. Quindi, se aveste mh, scaricato il form prima del 30 di gennaio, vi preghiamo di scaricarlo nuovamente. Vedrete che c'è soltanto una piccola parte in più. Uh, oltre all'application form, deve essere allegata alle candidature, devono essere allegati alla candidatura i Modelli SF4 e 24 che sono tre: il modello SF4 e 24 per le organizzazioni, eh, il modello SF4 e 24 A per il budget, e poi il modello SF4 e 24 B che è sostanzialmente una presa visione che, dove, che deve fermare il vostro rappresentante legale. Allora, nell'SF4 e 24 A ci fornite le informazioni generiche sulla vostra. Scusate, sull'SF424 ci fornite le informazioni generiche della vostra organizzazione o se siete un individuo su, su, su di voi. Ecco. Nel modello SF424A dovrete indicare il budget. Qui ci preme ricordarvi un paio di, un paio di cose. La prima, la prima cosa è che quando nel, nell'SF424A vedete che c'è una parte, una colonna federal e una colonna non federal, significa che la parte federal è la parte di richiesta di finanziamento che fate a noi. La parte non federal è la parte di cost sharing che sostenete in voi, invece voi o la vostra organizzazione o altri partner di progetto. Um, Un'altra nota sull'SF 424 è che sappiamo che sono eh, modelli Uh, complessi per un pubblico non statunitense. Non vi chiediamo di compilarli nella, nella loro totalità, ma vi chiediamo di fornirci uh, più informazioni possibili e tutte le informazioni che siete in grado, uh, in grado di darci. È importante che i modelli siano firmati dal rappresentante legale e da chi ha potere di firma e uh, sappiamo anche che sono modelli di non facile apertura. Molti eh, molte persone ci hanno contattato per eh, chiederci se i modelli fossero eh, corrotti o meno. Vi confermiamo che i modelli mh, si aprono, funzionano, funzionano bene. E il consiglio è quello di scaricarli sul desktop e di, ehm, e di cliccare con il tasto destro Apri con Adobe, l'ultima versione, e vedrete che i modelli insomma, si, si apriranno. Eh, però come vi dicevo, dev devono essere firmati con firma autografa, quindi dovreste poi stamparli, firmarli e scannerizzarli. Ehm, un, altro, un altro punto molto importante della vostra candidatura è la eh, registrazione sulla piattaforma sam.gov. Sappiamo che questo è stato in passato uno degli ostacoli eh, principali o comunque una delle difficoltà maggiori che i, i candidati hanno riscontrato. Nel, nel candidarsi con la, con la nostra call APS, ne siamo consapevoli e ne è consapevole anche Washington. Eh, la, la registrazione AFSAM sostanzialmente avviene in, in tre passaggi. Un primo passaggio riguarda NCAGE, quindi eh, l'ottenimento di un codice NCAGE sul sito SIAC del Ministero della Difesa. Poi, nell'ultima slide, vedrete tutti i link che comunque ci sono anche sulla pagina dell'APS. Quindi ottenere prima di tutto un codice NCAGE, poi dovete ottenere un numero DANS sul sito dmb.it, anche lì avrete, avrete i riferimenti nell'ultima slide, e infine si può accedere alla piattaforma SAM e richiedere la registrazione. Eh, come potete capire è un processo che può richiedere anche diversi giorni, anche alcune settimane, quindi il mio suggerimento per chi non l'avesse già iniziato è quello di cominciare subito il processo di... Eh, registrazione sulla piattaforma Sam. Ehm, vi diciamo anche, vi chiediamo di fare molta attenzione eh, sulle informazioni che mettete nelle, nelle tre piattaforme. Devono essere esattamente le stesse. Se così non fosse, quando poi andate a registrarvi su Sam, vedrete che troverete eh, varie difficoltà. Uh, quindi, attenzione davvero a mettere le informazioni giuste e identiche, le stesse, esattamente le stesse, in tutte e tre le piattaforme, altrimenti il, proce il processo si blocca e dovrete iniziare poi un, un, uno scambio email con, con, con l'assistenza di SAM che può richiedere del tempo. Ricordatevi, la, 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 la registrazione a SAM è obbligatoria entro il 31 marzo, quindi entro la deadline della curva. Um, uh, Un'altra cosa importante da ricordarvi per quanto riguarda la piattaforma SAM è che ehm, per chi si fosse già registrato l'anno scorso il rinnovo è annuale e il rinnovo si deve fare attraverso la piattaforma SAM.gov eh, fortunatamente il rinnovo è abbastanza veloce e intuitivo e facile attenzione perché in molti ci hanno scritto dicendo che eh, hanno ricevuto email sostanzialmente fraudolente che chiedevano un, il pagamento di, di somme di alcune centinaia di dollari per rinnovare la loro iscrizione a SAM. Vi confermiamo che l'iscrizione la, la, a SAM e il rinnovo sono assolutamente gratuiti e devono essere fatti dal sito sam.gov. Um, infine, eh, chiudiamo l'argomento SAM. Eh, vi diciamo anche che eh, noi non possiamo fornire assistenza su questa piattaforma. Eh, prima di tutto perché non la, non la gestiamo noi e non, non abbiamo proprio tecnicamente accesso, quindi non vi potremmo seguire in tutti i passi della registrazione. La piattaforma SAM ha un suo servizio di assistenza: eh, si può richiedere assistenza tramite email, tramite telefono e tramite live chat. Eh, il nostro consiglio è quello di usare la chat che è quella un po', un po' più veloce, ci possono volere anche a volte un'ora, però le, le risposte si ottengono e è un servizio più immediato degli altri, almeno questa è l'esperienza che hanno avuto i nostri, ehm, le nostre organizzazioni candidate negli scorsi, negli scorsi anni. Eh, chiudiamo Sam finalmente e passiamo agli altri documenti, Beh, questo è abbastanza, abbastanza semplice, non c'è molto da dire. Eh, potrete allegare il, il curriculum vitae delle persone del project leader o delle altre persone che partecipano al progetto. Eh, se ritenete che il vostro budget non sia eh, del tutto chiaro con il modello SF424A e con la spiegazione del budget nell'application form, potete anche allegare un Excel con, con una spiegazione ulteriore del budget, penso per esempio a progetti particolarmente ambiziosi o con budget particolarmente rilevanti. E poi potrete anche allegare eh, eventuali lettere di presentazione. Eh, ovviamente ricordatevi che tutti i documenti sono in inglese e che il budget deve essere in eh, dollari. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa prima: eh, tecnica, eh, la chat non è abilitata, eh. le domande si fanno nella, nella, nella sezione QA. Vi chiederei però di farle nella, nella parte finale del, del webinar, dato che magari riusciremo a, a rispondere a, ad alcune delle vostre domande o dei dubbi che avete proprio mentre, mentre stiamo parlando. Eh, vediamo, passiamo in rassegna un po' eh, le priorità della missione. Vi mm, dicevo prima uno dei motivi per cui abbiamo deciso... Ho deciso di fare questo, questo webinar e anche, anche perché ci sono delle novità ovviamente di questa call del 2022. Ora le, eh, le vediamo insieme e le leggerò rapidamente. Eh, le priorità della missione di quest'anno sono eh, la prosperità, quindi favorire l'empowerment, la difesa economica e il benessere comune attraverso l'educazione STEM e l'educazione all'imprenditorialità, il clima, anche questa è una priorità nuova, affrontare la crisi climatica attraverso una partnership Stati Uniti-Italia. Democrazia, quindi rafforzare il valore delle istituzioni democratiche, i principi e le norme, rinnovare la fiducia nella democrazia e combattere la disinformazione, valori comuni, quindi promozione della diversità, dell'equità, dell'uguaglianza, dell'accessibilità, sostegno dei valori democratici comuni tra Stati Uniti e Italia, sicurezza e quindi supportare gli interessi comuni nel settore della sicurezza e delle relazioni transatlantiche tra Stati Uniti e Italia, e ancora diritti umani, promozione dei diritti umani attraverso canali innovativi nei settori dell'educazione e delle arti e poi... Eh, ultimi, ma c'erano anche eh, l'anno scorso, gli studi americani che includono un coinvolgimento del, del mondo accademico e che includano, ovviamente, per gli studi americani si intende sia studi letterari che storici. Eh, perché mh, vi ho parlato, insomma, dei, dei, delle priorità della, della missione? Perché eh, le priorità della missione sono particolarmente importanti nella valutazione dei vostri, delle vostre proposte. In passato abbiamo ricevuto. Eh, proposte anche di, di, di buona qualità, ma che non erano in linea con le nostre priorità. Va da sé che eh, questi sono progetti, sono proposte, sono programmi che vengono finanziati con, eh, con soldi del governo degli Stati Uniti e quindi ci deve essere una corrispondenza molto forte tra la vostra, eh, tra la vostra proposta e le priorità della missione. Qui ho fatto una slide mh, brevemente per dirvi un po' quali sono i criteri di valutazione che poi i nostri... Eh, comitati di valutazione prenderanno in considerazione quando, quando valuteranno i vostri progetti. Vedete che per l'appunto la priorità della missione hanno eh, la percentuale più, più importante, il 35%. Poi verrà valutata la qualità e la fattibilità dell'idea progettuale. Una, un progetto dovrà essere in linea con le, con le capacità organizzative della vostra organizzazione o di voi anche come, come individui. 20%, il piano di monitoraggio e di valutazione, anche questo è molto importante, 20%, il budget 15% e la capacità di gestione del progetto, esperienze precedenti con, con, con precedenti finanziamenti 10%. Ora questo ultimo punto, non, non, se non avete esperienze eh, precedenti non verrete penalizzati, ma dovrete essere comunque in grado di dimostrare che, eh, che sarete in grado di gestire un finanziamento eh, da parte del governo degli, degli Stati Uniti. Ora, questi criteri di valutazione in realtà poi eh, ne parleremo adesso quando, quando tratteremo dell'application della, dell form, perché vedrete che sono eh, che prendono davvero eh, forma eh, nell'application form. E in questo eh, diciamo, abbiamo concluso la prima parte tecnica e, e, e burocratica e passo la parola a, a Raissa Brighi che invece vi, vi parlerà della della proposta, quindi dell'application dell form e di come questa deve essere strutturata. Buongiorno a tutti. Allora, brevemente andremo a vedere proprio il form che dovrete riempire per sottoporci, per sottoporci la vostra proposta. Innanzitutto vabbè, ci sta l'application name, che è il vostro nome o il nome della vostra organizzazione e il project title. Vi consiglio di utilizzare un titolo breve e accattivante che ci dia già un'idea di quello che sarà il vostro progetto. Eh, per quanto riguarda il budget dovete scrivere sia il budget che andate a richiedere a noi che la parte di cost sharing, mentre il total è ovviamente la somma delle due precedenti voci. Il tutto mi raccomando di esprimerlo in dollari. Infatti molto spesso ci vengono fatte richieste in euro che non possiamo ovviamente accettare. E, mi raccomando andateci a dire esattamente dove pensate di realizzare il vostro progetto. Se lo eh, realizzate ovviamente in Italia, in quale città e se coinvolgete più città, indicateci tutte le città eh, in cui si svolgerà il vostro progetto. Per quanto riguarda invece le aree di priorità del programma, Alberto vi ha già elencato tutte quelle che sono le priorità eh, per noi in questo momento. Vi ricordo che questa è una delle sezioni più importanti del form. Infatti, quando scrivete un pro una proposta, dovreste proprio partire da una di queste priorità elencate e il progetto deve quindi rispondere ad un'esigenza specifica che sia profondamente relazionata alle nostre priorità. Possiamo già dire che quindi non prenderemo in considerazione progetti che non siano relazionati a queste priorità, ma neanche quelli che in qualche modo aggiungono una componente americana in un modo come dire posticcio, soltanto per risultare elegibili, ma che sono evidentemente scollegati dagli obiettivi della missione. Quindi vi invitiamo a uh, fare una riflessione importante su questa parte del forum e di prestare molta attenzione. Per quanto riguarda invece l'audience, che è la parte successiva eh, che abbiamo nel form, è una parte anche questa molto importante, anzi sicuramente è fondamentale per noi, quindi cercate di essere in qualche modo più specifici possibili. È infatti per noi importante capire esattamente chi sia la vostra audience. Se ad esempio volete fare un progetto con degli studenti, non è sufficiente dirci voglio fare un progetto con degli studenti, ma abbiamo bisogno di sapere esattamente quali studenti. Quale fascia di età? Se c'è un genere preciso, una zona di provenienza, un quartiere, insomma tutte quelle informazioni che ci facciano capire come questa specifica audience si colloca in relazione al vostro progetto e per quale motivo è necessario coinvolgere proprio loro e non un'altra audience. In questo modo per noi sarà quindi molto più facile capire l'impatto che il vostro progetto avrà su quell'audience specifica. Quindi anche qui soffermatevi e fate un, un bel dettaglio. Un'altra parte fondamentale, anzi direi cruciale per la vostra proposta, è il proposal summary. E eh, infatti rappresenta la prima impressione che avremo del vostro progetto e in qualche modo rappresenta una fotografia del vostro progetto che ci deve immediatamente far capire la sua identità. Dovreste usare quindi questo spazio per farci capire immediatamente la vostra idea. E quanto il vostro progetto sia importante per il raggiungimento degli obiettivi della missione. Contemporaneamente, però, questo non è lo spazio per dilungarsi in spiegazioni e analisi critiche. Quindi dovrete essere chiari e concisi e anche tenere a mente che molte persone che stanno leggendo il vostro progetto non vi conoscono e non conoscono il progetto stesso, ma hanno bisogno di capirlo in poche righe. Quindi brevi, specifici, chiari e concisi e cercate di rispondere a queste domande. Qual è lo scopo, il problema, il bisogno o l'obiettivo del vostro progetto? Quali sono i risultati che vi aspettate e come pensate di raggiungerli e come pensate di verificare il raggiungimento di questi risultati? Se ci sono dei rischi è importante metterli e specificare come pensate di poterli affrontare. Quindi, in poche parole, descrivere anche per quale motivo il vostro progetto è importante. Il mio consiglio è di scrivere questa parte per ultima. Una volta che tutto il progetto è ben strutturato, che l'avete chiaro, che avete chiari tutti i passaggi e tutti gli step, sarete in grado di scrivere un proposal summary efficace, breve e che va dritto al punto. Per quanto riguarda invece la parte successiva, se cioè l'introduction to the organization or individual applying, questa sezione ci permette di capire la vostra organizzazione e capire come le vostre competenze saranno usate per la realizzazione del progetto. Cercate di descrivere quindi gli obiettivi e lo scopo della vostra organizzazione e l'audience alla quale generalmente vi rivolgete. Potete anche aggiungere gli obiettivi a lungo termine della vostra organizzazione. Potete aggiungere anche una piccola e breve descrizione del personale rilevante che lavorerà con voi al progetto e una presentazione dei progetti passati, che in modo che abbiamo un'idea della vostra capacità di gestione. Non serve assolutamente in questo schema un curriculum dettagliato di tutti i partecipanti. Quello, se volete, lo potete allegare dopo. Ma in questa fase non dovete dilungarvi così nel dettaglio. Sono informazioni che ci servono per capire l'affidabilità dell'organizzazione, quindi potete anche includere esperienze di finanziamento passate, non soltanto da parte del governo degli Stati Uniti, ma anche da altri enti o istituzioni, non so, l'Unione Europea, ma anche un ministero, un comune, un municipio. Potete anche menzionare partner e collaborazioni che per voi sono importanti, come per esempio anche sponsor che vi hanno sostenuto nel passato o organizzazioni con le quali avete collaborato. Avete ricevuto dei premi o dei riconoscimenti, anche questa è un'informazione che a mio avviso è utile aggiungere in questa sezione. Potete anche aggiungere i dati che possono in qualche modo farci capire la performance e il ruolo della vostra organizzazione all'interno della società. Quindi dovrete in qualche modo farci capire in cosa che rende unica la vostra organizzazione. E anche qui cercate di essere sempre chiari, concisi e, e brevi. Eh, se invece presentate il progetto come individuo, ovviamente potete seguire queste linee guida e eh, declinarle eh, ovviamente come individualità, quindi raccontateci quali sono le vostre esperienze professionali, di studio, anche di volontariato, l'esperienza che avete nella gestione di progetti, le collaborazioni che avete avuto, se avete ri ricevuto dei premi, eh, delle borse di studio, dei riconoscimenti, pure queste sono informazioni che per noi sono molto interessanti. Adesso andremo ad affrontare il problem statement. Questa è una parte che ehm, molto spesso si è rivelata difficile ehm, per le persone e le organizzazioni che hanno presentato dei progetti negli anni passati. Il problem statement può essere scritto in, in diversi modi, ma in ogni caso questo deve sempre includere la definizione del problema centrale o le sfide che intendete affrontare deve fare un assessment dell'impatto del progetto e analizzare i risultati in relazione alle priorità della missione, ossia come queste avanzeranno. Dovete tenere in mente che il vostro progetto è importante perché risponde ad un vuoto di risorse, di conoscenze o di opportunità che è necessario riempire. Quindi eh, per valutare il vostro progetto per noi è necessario chiarire e comprendere a quale bisogno o quale, a quale problema risponde. Se questo problema colpisce una parte specifica della popolazione, per esempio, descrivetela, potete anche, anzi vi incoraggiamo a farlo, includere i dati che sostengano la vostra tesi. Ed è anche necessario menzionare la causa del problema, perché sarà ovviamente parte importante nell'implementazione del progetto. Quindi, riassumendo, definite il problema il più precisamente possibile, fate riferimento ai dati. Che avete a disposizione come pubblicazioni, report, articoli di giornali, analisi statistiche. Spiegateci anche la percezione che la comunità ha rispetto a questo problema, verificate la compatibilità con le priorità della missione e cercate di raccontarci come secondo voi queste avanzeranno e insieme a quale cambiamento vi aspettate di osservare una volta che il progetto è finito. quindi più o meno questo riassume la parte del problem statement. Adesso andrei ad affrontare quella successiva, che è program goals and objectives. Dunque, il goal sarebbe lo scopo del progetto, ossia quello che voi volete raggiungere, l'impatto che volete ottenere, mentre gli obiettivi sono le azioni specifiche e quegli step misurabili che doveste compiere per raggiungere il vostro scopo. Quindi gli obiettivi devono essere precisi tangibili, concreti e soprattutto misurabili. Noi spesso qui in ambasciata usiamo il metodo smart per definirli, quindi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e circoscritti nel tempo. Questo è un elemento che potreste tenere in considerazione quando definite i vostri obiettivi. È molto importante che siano quantificabili e specifici e che facciano riferimento anche ad un'audience specifica. Quanto più siete precisi in questa parte, quanto più sarà facile poi scrivere la parte di monitoraggio e valutazione. Ovviamente li potete definire anche in breve, medio e lungo termine. Per quanto riguarda invece le program activities, questa sezione non deve essere soltanto una lista della spesa, una lista di azioni, ma vanno forniti dei dettagli importanti che ci permettano di capire come quelle attività vi facciano raggiungere i vostri obiettivi. Quindi per esempio, se voi volete organizzare un workshop, dovete mettere delle informazioni come quanto dura il workshop, giorni, ore. Che temi vengono affrontati in questo workshop e come viene realizzato? Attraverso una lezione frontale, un brainstorming, un focus group, un gioco di ruolo, non lo so, nel modo in cui voi ritenete più adatto, ma menzionatelo. Menzionate anche il profilo. Dei partecipanti e quanti partecipanti vi aspettiate parteciperanno, gli speaker, i trainer che pensate di invitare, anche queste sono delle, delle informazioni che sono importanti. Come pensate di disseminare i risultati del workshop, per esempio, quindi pensate di pubblicarlo, pensate di scrivere un report, pensate di eh, fare una serie di post sui social. Quindi queste sono tutte le informazioni che dovete menzionare quando scrivete le activities. Ovviamente le attività vanno descritte all'interno di una timeline, quindi in relazione alla realizzazione del progetto e sempre devono essere misurabili e valutabili. Adesso ripasserei la parola ad Alberto che ci andrà ad illustrare la parte del budget. Eh, allora sì, la, la parte del budget è certamente una delle parti... Eh... Più importanti della vostra proposta ve lo, ve lo accennavo anche anche prima, eh, soprattutto eh, in virtù delle esperienze passate che abbiamo avuto con proposte insomma nelle, nelle, nelle prime due call, dove eh, abbiamo ricevuto un discreto numero di, di buoni progetti che però avevano un budget sproporzionato alle attività e agli obiettivi che volevano raggiungere. Eh, come sapete, come vi dicevo anche prima, il, il, il tetto massimo per di, di richiesta di finanziamento per quest'anno sono 100.000 dollari, ma state molto attenti a eh, fornirci, a strutturare dei budget che siano il più realistici possibile. Ora, un budget da 100.000 dollari si presume che abbia un impatto eh, veramente molto importante sulle priorità della missione statunitense in Italia, quindi non siate troppo dire, ambiziosi nelle richieste di budget. Le richieste di budget devono essere in linea con la proposta progettuale che, che ci presentate. Questa è, è una parentesi iniziale molto importante, perché altrimenti rischiate di essere penalizzati con dei buoni progetti, perché il budget magari è sproporzionato e non in linea con gli obiettivi che intendete raggiungere. Eh, come vi dicevo prima, e eh, ve lo ripeto brevemente, il budget si... Eh, presenta non solo attraverso questo spazio dedicato, diciamo, dell'application form, ma anche con il modello SF4 e 24A, che vi dicevo è un po' statico, può essere un, un po' di difficile compilazione, e quindi se eh, lo ritenete opportuno, potete anche allegare un Excel con una spiegazione più dettagliata del budget. E questo lo consiglio soprattutto a chi eh, ha budget particolarmente importanti o grandi. Come avete letto nella, nella call, eh, la, la missione statunitense in Italia incoraggia il, il cost sharing, eh, che non è obbligatorio, ma eh, crediamo che sia importante sia presente in. in Auspichiamo sia presente nel, nella maggior parte delle proposte che riceviamo. Eh, il cost sharing può essere inteso eh, non solo come un apporto eh, finanziario da parte della vostra organizzazione o di altre organizzazioni partner, ma anche un contributo eh, della vostra organizzazione in termini, per esempio, di eh, personale. Eh, immaginate il, la percentuale eh, di termini appunto, di, 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 di lavoro che il vostro personale eh, dedica alla, eh, a questo progetto. Se siete in grado di quantificarlo, questo può rappresentare una parte di cost sharing. Ehm, per quanto riguarda il budget, appunto più o meno vi, vi abbiamo detto tutto, se poi ci sono delle, delle domande... Ne, ne... Lo riprendiamo in mano dopo. L'importante, insomma, sostanzialmente è che sia un budget ben motivato, in linea con gli obiettivi e eh, in linea con le priorità, ovviamente, della nostra eh, missione. La struttura del progetto e le metodologie per raggiungere gli obiettivi. Questo è un punto che è molto eh, legato in realtà al, al program statement. Perché? Perché qui dovrete indicare tutte le azioni e tutte le metodologie che utilizzerete per arrivare da un punto A a un punto B. Cioè, se nel punto A c'è la situazione iniziale, eh, nel punto B c'è la situazione ideale che si vuole raggiungere con il vostro, con il vostro progetto, all'interno di, que di questo ci sono tutte le azioni che dovete eh, implementare per raggiungere gli obiettivi. E qui dovrebbero essere, eh, diciamo, adeguatamente descritte. Eh, lo sviluppo temporale dell'implementazione, eh, anche questo è un punto abbastanza, abbastanza semplice, ma Poneteci la giusta attenzione, eh, ricordatevi che i progetti hanno, eh, possono arrivare fino a, fino a 12 mesi, eh, calcolate bene i tempi per ogni fase progettuale. Eh, ci immaginiamo che i vostri progetti eh, eh, siano strutturati su una base che veda una parte di eh, preparazione alle attività, preparazione logistica, preparazione amministrativa, preparazione finanziaria, preparazione del vostro personale. Una parte in cui ci sia l'implementazione delle, delle attività, che è la parte centrale di ogni, di ogni progetto, e poi una parte di follow-up, di disseminazione, di valutazione dell'impatto, eh, di comunicazione. Ecco, è bene che tutte queste parti abbiano un peso eh, importante, adeguato nel, nel vostro progetto. Non presentate candidature con, eh, che, che abbraccino un arco temporale che va soltanto e eh, che si struttura soltanto attorno al, alle, agli eventi principali che intendete promuovere. Pensate proprio anche a, a tutto ciò che vi serve per eh, creare questi eventi e per poi anche disseminarne i risultati. Ehm, ecco una nota, dato che eh, eh, la situazione pandemica ha cambiato eh, e ha portato al ripensamento di molti dei progetti che abbiamo approvato negli anni scorsi. Tutti speriamo che eh, stiamo uscendo da, da, da questa pandemia, eh, siamo ottimisti a riguardo, pensiamo, pensiamo che potrete eh, presentare candidature come se fossimo in una situazione eh, normale, eh, anche se parlare di situazione normale in questo periodo ci viene un po', un po strano. Ad ogni modo, eh, nonostante questo e detto questo tenete sempre in considerazione un eventuale eh, piano B. Eh, devo dire, su questo siamo abbastanza, abbastanza ottimisti perché eh, con i progetti degli anni passati, anche grazie al supporto del nostro staff eh, culturale, eh, i, i, i beneficiari sono riusciti a eh, muoversi tra eh, eventi in formato ibrido, remoto, con, con veramente grande facilità e, e ormai immagino che tutti siate abituati a queste a queste a queste modalità. Quindi tenete in considerazione anche uh, un, evale, un eventuale peggioramento, ecco, della della situazione. Eh uh, il personale coinvolto, anche questo è un punto abbastanza semplice, uh, qui non ci interessa tanto di sapere i nomi e i cognomi delle delle persone uh, coinvolte nel progetto, quanto piuttosto i ruoli che queste avranno durante le varie fasi dell'implementazione. Quindi eh, indicate bene di, quali sono i ruoli professionali e le competenze all'interno del progetto delle persone che andranno poi a, eh, a creare ecco, il vostro progetto o il vostro programma. Che ne so, ci potrebbero essere, immagino ci sia un project leader delle persone che si inca incaricheranno del del monitoraggio, altre che si incaricheranno della, della valutazione, ecco qui indicate i ruoli di cui avete bisogno per portare a termine gli obiettivi del vostro progetto. E verso la conclusione dell'application dell form della proposta, i, i partners coinvolti: ora non è, non è obbligatorio che ci siano dei partners coinvolti, eh, potrebbe essere auspicabile, di solito è una cosa che, che, che accade nei programmi di, di scambio come questo. Eh, potete indicarli già qui, eh, se li avete specificateli e quali sono e quali saranno i loro ruoli all'interno del progetto. Eh, vi dico anche però che ehm, sarete voi gli unici responsabili del progetto che andiamo a finanziare, sia che siate individui che siate organizzazioni, okay? quindi non, non, non accettiamo progetti di eh, partenariato. O meglio, li accettiamo, ma voi come project, come organizzazione leader, sarete voi responsabili eh, del, del finanziamento. Eh, e visto che ci siamo, apro anche un'altra parentesi, dato che alcuni ce l'hanno chiesto alla, alla mail Ronfiei eh, Grants, soltanto eh, le organizzazioni principali, i principali candidati, chi si candida, deve essere registrato sulla piattaforma SAM, per fortuna. Tutti i partners possono, eh, eh, non è necessario che, che siano iscritti sulla piattaforma. E Vedo che Fabio ha acceso il, il video e passerei la parola a lui, dato che lui è esperto eh, di social media, e sicuramente vi illustrerà come poi anche eh, per l'appunto mettere in comunicazione i vostri social e i vostri progetti con quelli del, della missione degli Stati Uniti in Italia. A te. Grazie Alberto, eh, buonasera a tutti. Eh, sì, sono Fabio Aquella, sono il coordinatore dei social media per l'ambasciata e sarò veramente molto breve. La, ovviamente la comunicazione è una parte mh, essenziale no? per, per qualunque progetto, e, mh, e quindi la strategia di comunicazione dovrebbe, dovrà essere ben sviluppata, già in fase di proposta. Perché la, diciamo, il livello di dettaglio e di e l'idea di, un, di una strategia di comunicazione ben strutturata sarà anche un elemento di valutazione del, del, del progetto e della proposta. Eh, ci sono poi alcuni, in alcuni casi, penso al caso in cui il progetto possa essere basato proprio su iniziative digitali, in cui eh, sviluppare un'identità un digitale ben delineata sarà veramente ancora più importante. Eh, quindi... Mh, Veramente, in due parole, nella, nella, in fase di proposta eh, inserite una sorta di piano editoriale, ehm, sia per quanto riguarda diciamo, una mappatura del, de, dei media online a cui vorrete rivolgervi per amplificare il vostro, il vostro progetto, ma anche indicando ovviamente eh, su quali piattaforme online avete poi intenzione di, di, di utilizzare il... il che avete intenzione di utilizzare per, per dare visibilità uh, online al vostro, al vostro progetto. Ehm, ovviamente um, è, è fondamentale essere in grado di amplificare il più possibile il messaggio, soprattutto perché questi progetti nascono mh, più o meno da, da zero e, e vengono diciamo, alla luce in maniera molto veloce. E quindi è fondamentale eh, indicare nella proposta... Eh, quali saranno eh, diciamo, i partner della comunicazione del progetto? Eh, dando anche informazioni sull'attuale presenza online di chi la presenta e, eh, e anche dei vari partner con cui avete intenzione di sviluppare la comunicazione. Um, Un'idea eh, per esempio eh, per quanto riguarda i progetti che, che, che poi hanno una presenza online eh, sostanziale, quindi. Eh, Sarà già inserire in fase di progetto eh, un'idea di quella che sarà l'identità grafica del progetto. Eh, in fase di attuazione mh, eh, sarà poi importante rispettare questa identità grafica eh, in tutte le sue fasi, in tutti i, diciamo, i contenuti che saranno sviluppati eh, nel digitale, indicare già nella proposta il, la sorta di claim della campagna, i vari hashtag utilizzati. E, e, e ovviamente poi l'ambasciata, come diceva Alberto, avrà un ruolo nell'amplificare il messaggio, ma questo ovviamente sarà eh, poi ehm, un'attività che faremo con, con i progetti approvati e con, con eh, diciamo, chi, avrà, eh, eh, chi dovrà poi mettere in atto il, il progetto. Eh, quello che potrà fare l'ambasciata sarà ovviamente amplificare eh, il contenuto. E eh, attraverso attività di, di condivisione, ma anche di eh, sfruttando le, le, i diciamo, le meccanismi di co-hosting che sono ormai abbastanza comuni su tutte le piattaforme. Penso a, al, al, diciamo, al, 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 al co-hosting su Instagram o al alla, alla cross-posting su, su, su Facebook. Eh, ecco, queste sono le, le indicazioni di massima. Uh, il piano editoriale um, sarà, ripeto, molto importante. E, um, e in teoria sul, nel piano editoriale dovranno essere indicati ovviamente gli obiettivi che vorrete raggiungere attraverso la comunicazione digitale e il modo in cui questi obiettivi eh, eh, vorrete raggiungerli. Um, io penso di aver concluso qui, non so se poi ci saranno domande. Eh, potremmo diciamo, affrontarle in seguito, ma eh, l'importante è ecco, avere, avere una serie di indicazioni chiare eh, dell'idea dell della presenza digitale del progetto già in fase di proposta. Ripasso la parola a te, Alberto. Sì. Grazie Fabio, poi Fabio rimarrà con noi, insomma, appunto, anche nella parte di, di domande. Eh, vediamo brevemente gli ultimi due punti. Uh, il piano di monitoraggio e valutazione e sostenibilità. Allora, innanzitutto, attenzione al piano di monitoraggio e valutazione, A è un criterio anche di uh, valutazione nostra. Eh, come avete visto, è uno dei punti che prenderanno in considerazione i nostri, i nostri valutatori. Eh, deve essere chiara sostanzialmente del vostro progetto quali saranno le attività di monitoraggio che intendete intraprendere e chi svolgerà il ruolo. Questo ruolo è un ruolo importante mh, soprattutto perché vedrete chi ha esperienza poi di, di progetti lo sa bene, mh, ci saranno degli imprevisti. Ecco, è bene che voi siate pronti attraverso un adeguato monitoraggio a rispondere a questi imprevisti e a trovare soluzioni rapidamente. Ovviamente noi in questo vi, vi possiamo aiutare, ma sarete voi principalmente a monitorare i vostri progetti. Eh, i vostri progetti. Pensate a degli, degli strumenti di monitoraggio, a volte possono essere anche molto semplici per progetti, per progetti non particolarmente articolati. Ovviamente, alzando il livello della, della, de, de, del progetto, questi dovranno essere eh, adeguati e corrispondenti alla, alla qualità del, del progetto e alla, e alla dimensione anche del finanziamento. Un po' lo stesso discorso vale per la, per la valutazione. Eh, dovreste essere in grado di elencare eh, tutti gli strumenti, tutti gli indicatori di performance che utilizzerete per valutare il vostro progetto. Eh, la valutazione dovrebbe essere una valutazione oggettiva, una valutazione che va eh, oltre ecco, l'entusiasmo che un po' tutti i progetti poi, poi generano. No? Ehm, pensate a, a indicatori eh, quantitativi che fanno quindi riferimenti sostanzialmente ai numeri o anche a indicatori qualitativi creazione di focus group, di, di questionari, eh, l'inclusione anche perché no di, di esperti. E dovrebbe essere chiaro anche, e questo ritorno un po' al discorso che facevo prima sul, sul personale coinvolto nel progetto, dovrebbe essere chiaro anche chi si occupa di queste importanti fasi progettuali. Eh, vi dico anche ovviamente che, come vi accennavo anche un po' prima, le, eh, il nostro staff culturale eh, a sua volta valuterà e monitorerà il vostro progetto. Ecco, questo avrà in realtà sarà anche un, un, un sostegno eh, da parte nostra nei vostri confronti. I monitoraggi da parte nostra avvengono sia attraverso banalmente chiamate, eh, video call, ma anche attraverso visite presso le vostre organizzazioni e i vostri enti per vedere come state lavorando. Ecco, è un qualcosa che, che, che noi incoraggiamo e crediamo veramente possa, possa aiutarvi molto durante l'implementazione. E infine, eh, la sostenibilità eh, è un, una parte alla quale comunque vi chiediamo di, di, di prestare attenzione. In passato, abbiamo eh, ricevuto progetti e richieste di finanziamento che eh, si esaurivano un po' con, con, con il finanziamento stesso eh, e per questo non furono valutate particolarmente bene. Quindi, vi chiediamo di, di, di porre attenzione a questo, a questo ultimo punto per sostenibilità, sostanzialmente intendiamo l'idea di creare qualcosa che possa durare nel tempo e che possa anche andare al di là eh, del, dell'esaurimento del finanziamento, che possa avere un impatto duraturo, eh, ovviamente quantificabile, e che eh, per sostenibilità, come, come vedete poi anche nella slide, si può eh, intendere in maniera più ampia sostenibilità, sostenibilità sociale, culturale, ma anche, perché no, ambientale, dato che una delle... Delle priorità di quest'anno anche a questione, eh, a questione climatica. Con questo mi pare di eh, avervi detto tutto. Ehm, poi, ora se, se ci viene in mente qualcos'altro, lo, lo, lo ritireremo fuori nella parte del, de, delle domande. Abbiamo addirittura 40 minuti, quindi abbiamo molto tempo per rispondere a tutte le vostre domande. Vi metto qui i link eh, utili per. Per ciò che vi dicevo prima, innanzitutto il primo è l'Annual Program Statement, ma, ma già ovviamente lo conoscete. Il secondo è il SIAC, Ministero della Difesa, per l'ottenimento del, del codice eh, NCAGE. Poi c'è il sito DMB per il codice DANS, E poi eh, SAM.gov. E infine poi rompi i Grants, che è la mail alla quale dovrete, dovrete scrivere per, per candidarvi e anche, come molti di voi sanno, la mail alla quale potete scrivere per chiedere informazioni. A questo punto stopperei un attimo la condivisione dello schermo. Chiuderei anche la slide. Aspettiamo 30 secondi, intanto iniziamo a leggere uh, le domande e partiamo con la sessione delle domande. Allora, la prima domanda viene da Roberta Moltivolti che ci chiede se sono incluse le imprese sociali e rispondiamo direttamente sì, se sono imprese no profit. Quindi chiunque è no profit può eh, presentare una domanda di finanziamento. E, Priscilla Robledo ci chiede l'indicazione che un progetto non può iniziare il 16 giugno proprio di rimente prescrittiva? Eh, purtroppo il 16 giugno è troppo a ridosso della, della data di comunicazione dei risultati, quindi sì, è un, prima, di, prima di luglio non saremo in grado di, di far iniziare progetti perché non saremo in grado di, di emettere ehm, proprio tecnicamente i grant poi considerate che dopo la comunicazione dei risultati eh, i, lo staff culturale vi contatterà ci potrebbe essere bisogno di ulteriori informazioni ci potrebbero essere anche bisogno di, di rivedere delle parti di budget delle parti anche contenutistiche e quindi ci sarà un periodo fisiologico in cui non, non saremo in grado di ehm, di emettere di mettere grant, ecco quindi se, se un progetto deve partire o parte necessariamente il 16 giugno, non è non è finanziabile. Ok, domanda successiva, sempre da Roberta Moltivolti: si può presentare una proposta richiedendo il finanziamento federal senza necessariamente inserire il non federal, cioè il cofinanziamento? Sì, come vi dicevo, è possibile farlo eh... Tuttavia, il consiglio è quello di, 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 di inserire una parte di, di confinanziamento che, per esempio, riguardi eh, il personale coinvolto della vostra organizzazione. Però a, a domanda e risposta non è necessario, non è obbligatorio. Questo lo possiamo confermare. Da fiammetta, buon pomeriggio. Scusate, sarà possibile avere la registrazione di questo importante webinar? Sì, sarà possibile. Lo pubblicheremo sicuramente sul nostro sito, nella pagina dedicata a all'annual program statement e probabilmente anche sui nostri social. E vado direttamente avanti. Per collaborazione da diverse organizzazioni, un'americana e un'italiana, meglio fare una singola application. Sì, meglio fare una singola application. Se lavorate insieme l'application è unica, ma deve essere fatta eh, da una sola organizzazione. Eh, scusate, apro una parentesi. Non rispondiamo al, a tutte le domande, perché alcune sono eh, riguardano i, i vostri progetti, aspetti qualitativi dei vostri progetti. Se non rispondiamo live, mandateci una mail a rompii grants e da lì, e da lì risponderemo. Okay? Ora cerchiamo di rispondere a tutte le domande che possono essere di interesse comune. Ok. Successiva uh, quando descriviamo il problem statement dobbiamo chiamare eh, chiaramente fare riferimento al nostro territorio che conosciamo poco la realtà statunitense, sì, eh, eh, ovviamente sì, perché il, il progetto si deve svolgere in Italia e quindi il problema deve ovviamente avere luogo in Italia. Ehm, andiamo avanti. Ehm, possono partecipare centri culturali creativi costituiti come SRL? Qui eh, le organizzazioni devono essere, non, non possono essere a scopo di lucro e questo è chiaramente eh, nel vostro statuto, quindi eh, questo dovete sostanzialmente vederlo voi, poi ovviamente noi controlleremo, controlleremo che la vostra organizzazione sia elegibile. È possibile specificare la lunghezza massima delle voci, program summary, program statement, program goals, eccetera. E devono essere 10 pagine massimo il totale. Quindi gestitevele in autonomia. L'importante è che non superino 10 pagine. Ehm. Sergio ci chiede anche la lunghezza del piano di monitoraggio e valutazione, questo ovviamente è sempre incluso nelle 10 pagine. Considerate però, come, come vi dicevo prima, che, che il, il piano di, di monitoraggio e valutazione è una parte rilevante nella valutazione delle candidature, quindi vi chiediamo di porci eh, particolare attenzione. Eh, Rebecca Riors, eh, salve, grazie della presentazione. Quali sarebbero la tempistica e le modalità di presentazione della rendicontazione a fine progetto? Allora, queste poi sono cose eh, tecniche con le quali, delle quali parleremo. Ehm parleremo in, eh, nel caso in cui foste, i, i vostri progetti venissero approvati e dipenderà anche dalla modalità del finanziamento che, vi, eh, che saremo in grado di, 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 di darvi. Eh, ora non entriamo proprio nei tecnicismi, però ci sono vari tipi di grant che, potriamo, che possiamo emettere. A seconda del tipo di grant, poi... Eh, verranno eh, richieste reportistiche diverse, in alcuni casi anche reportistiche finanziarie. Quello che sicuramente dovrete fare durante l'implementazione è eh, preparare de de sostanzialmente degli interim report che passeranno, anche questi un processo di valutazione, eh, ma anche quello andrà deciso a seconda dei vostri progetti, a seconda dei finanziamenti. Quindi è un po' presto, diciamo, per rispondere a una, a una domanda del genere, anche perché dipenderà dal tipo di grant che, che decideremo insieme di, di prepararvi. Sono ammessi progetti di ricerca e analisi su uno dei temi prioritari indicati? Eh, no, allora eh, progetti di ricerca scientifica non sono eh, elegibili. Questo non vuol dire che le università non possano, per esempio, partecipare all'annual program statement anzi eh, però progetti di ricerca scientifica pura eh, non sono elegibili come da come da colma. Ripetiamo che il webinar è registrato perché ci stanno continuando a chiedere se sarà disponibile sì sarà disponibile sulla nostra pagina Uh, internet del sito dell'ambasciata la pagina dell'EPS e sui nostri social l'organizzazione che presenta la proposta deve essere italiana o meglio se americana un anonimo e può essere italiana o può essere americana non, uh, non abbiamo una preferenza e, mh, Allora, un... ancora qui ci chiedono di copia della registrazione. No, 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 no. Saranno disponibili sul sito, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, questo sicuramente. Per quanto riguarda rispondo un po' a domande random che ci sono arrivate. Eh, documenti con firma elettronica, no, firma autografa. Eh, quanti progetti abbiamo in mente di finanziare? Non, non siamo in grado di dirvelo. Eh, dipenderà un po' da. Sia dal budget che, che, che avremo a disposizione, sia da, dalla qualità dei progetti che, che riceveremo. L'anno scorso siamo riusciti a, come diceva Rakesh all'inizio, siamo riusciti a provare in tutto 16, 16 progetti. Ecco, vediamo un po' quest'anno quest come va. Eh, aspetta, che mi è sparito. E in un progetto individuale è possibile prevedere persone coinvolte che lavorano durante l'intera durata del progetto? Mm, sì, non ci, sono, non ci sono limitazioni in questo senso, quindi direi decisamente di sì. Uh -huh. ehm, Andiamo qualche altra domanda. Ehm... <ride> Un'altra domanda, ci parlate di come coinvolgere associazioni o scuole statunitensi e questo, in questa fase non, non, non siamo in grado di fornirvi questo tipo di assistenza. Questo non possiamo, non possiamo farlo in questa fase. In una seconda fase, come vi dicevo, poi lo, lo staff della sezione culturale può, uh, può aiutarvi certamente, però non in fase di candidatura. Ehm, possono presentare un progetto anche testate editoriali perché rivolte evidentemente agli obiettivi e priorità indicate nel bando già esistenti da anni o in via di creazione. Se sono no profit, sì, ovviamente. Se sono per profit, ovviamente non possiamo finanziarle. Ehm... Poi guarda, ho letto una domanda che, che, che ci hanno fatto in diversi. Eh. Nel caso il contributo venga ridotto è possibile ridurre anche le attività previste inizialmente? Allora, questa è una di quelle uh, cose che verranno uh, discusse, come vi dicevo uh, prima, uh, dal 15 giugno in poi con lo staff culturale. Se ci dovesse essere bisogno di uh, ridurre il vostro budget, ovviamente questo andrà... Uh, potrebbe andare a impattare anche le, le attività che intendete proporre e quindi cercheremo una, una via di mezzo, una mediazione, però eh, la risposta è che, eh, la risposta sostanzialmente è sì, potrebbe esserci anche eh, bisogno di ridurre alcune delle attività, delle attività previste. Però, ecco, diciamo è una cosa alla quale penserei in una fase successiva. <coughs> Alberto, un'altra domanda uh, da Silvia eh, che ci chiede, posto che siano ben motivati ed elemento strutturale del programma, possono essere finanziati o cofinanziati viaggi dall'Italia verso gli Stati Uniti per il personale italiano che lavora al progetto? Se sì, in che misura e quali spese di viaggio? Ma è questo bisogna vedere uh, ai fini del progetto. Uh cosa comportano questi che, 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 qual è il, il sostanzialmente l'apporto di questo tipo di spese al, ai fini e al raggiungimento degli obiettivi ecco ricordatevi in linea eh, di massima che eh, siamo in italia e la, eh, le attività principali eh, di questi progetti si devono svolgere in italia quindi questo tenetelo ben presente eh, poi se sono spese eh, congrue e eh, in linea con le, con le finalità, gli obiettivi eh, potrebbero essere leggibili, però andrebbero contestualizzati. Ecco, e, e per, e, e, vi, vi consiglierei di, di scriverci una mail per questo tipo di, di domande che, che entrano un po' nel merito del, delle vostre candidature. Eh, è anche aperto a scuole pubbliche di istruzione superiore e secondaria? Ovviamente sì. Abbiamo finanziato in passato progetti che sono stati presentati da eh, scuole superiori, quindi sì. E onda Durto ci chiede se ci sono limitazioni nel budget per le voci come il personnel, per esempio, se c'è un tetto massimo di finanziamento. Ma eh, questo è quello, beh, vi accennavo, non, non mi ricordo se ve l'ho accennato o no, però insomma le spese di personale. Sono ovviamente spese ammissibili, ci sono poi tutte le, la, 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 ci sono poi tutte le caratteristiche sul, di questo tipo di spese anche sull'annual program statement. Eh, il mio consiglio è quello di non eh, gonfiare troppo il budget con, con, con spese di personale. Eh, il personale potrebbe rientrare per esempio in una parte di, di cost sharing, come, come vi dicevo, quindi è ovviamente ammissibile. Eh, è una spesa assolutamente ammissibile, il personale lavora al progetto e quindi è una spesa decisamente ammissibile. Però attenzione perché a volte ci è capitato eh, progetti che avevano costi di personale veramente molto molto alti eh, e quindi nella valutazione ci mettono oggettivamente in difficoltà. Quindi anche qui le spese devono essere eh, ragionate, ragionevoli ed in linea con, con gli obiettivi, inclusi appunto i costi del, del personale. E intanto Adria ci chiede se chi inizia il 26 giugno o il 2 luglio può partecipare, abbiamo già risposto. Eh, siamo un po' al, al limite, ecco. Insomma, eh, bisogna anche chiederci perché proprio il 2 luglio c'è un evento in particolare che, che inizia il 3. Ecco, insomma, eh, bisogna un po' vedere, tenete però presente, no, non c'è una data limite, ecco, se, se ci dite il 16 giugno sicuramente no. Eh, però anche il 2 luglio potrebbe essere un po', un po presto, noi abbiamo immaginato, come c'è scritto anche nella colla, progetti che, 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 che iniziano tra l'estate e l'inizio dell'autunno, ecco, Insomma, quindi se avete delle date così definite potremmo avere qualche difficoltà. E Francesco Marrazzo ci chiede se invece possiamo finanziare dei viaggi dagli Stati Uniti. In Italia funziona, ovviamente, alla riuscita del progetto, anche solo vitto e alloggio: Ma sì, su questo c'è abbastanza flessibilità. L'importante è che siano in linea con, con gli obiettivi, con le priorità della missione, e che siano spese congrue, insomma, ecco. Altra domanda da Flavia Pesce, ci chiede se l'attività di monitoraggio e valutazione individuando il referente specifico può essere interna al proponente che ne ha expertise. Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. Se avete personale esperto in questa fase eh, in, per, per queste attività, utilizzate personale interno. Io credo che la maggior parte dei, dei progetti tendenzialmente, almeno che non siano, che non siano particolarmente appunto, ambiziosi o, o particolarmente grandi, insomma, utilizzeranno personale interno queste, per, queste, per queste fasi. Quindi va benissimo. Mm -hmm. Un'altra domanda da Bia Now, eh, Michaela Verretti, eh, vorrei comprendere meglio in cosa si sostanza il coinvolgimento di esperti o istituzioni e associazioni americane all'interno del progetto. Antonella, non so se a questo vuoi rispondere tu. Eh, non ti sentiamo, Anto, sei, Antonella sei mutata. Sì, ora dovreste sentirmi. Sì, sì, mi sì, sì, dispiace, eh. per favore, ripetermi. Allora, eh, vorrei comprendere meglio in cosa si sostanzia il coinvolgimento di esperti o istituzioni, e associazioni americane all'interno del progetto. beh Mm, diciamo che quello che si auspica, forse l'ha detto proprio all'inizio Alberto, è che ehm, attraverso questi progetti ehm, si intende anche creare un collegamento eh, fattivo, è una collaborazione, un partenariato che in qualche modo esplichi sul territorio ehm, i rapporti eh, bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Quindi. Ehm, nel mettere insieme il progetto ehm, possiamo immaginare che voi invitiate eh, degli esperti dagli Stati Uniti, eh, che ci sia una componente per esempio eh, americana, un partner. Ehm, quello che, e ribadisco quello, quello che ha già detto diciamo, Raissa, vi suggerisco di non farlo ad hoc per provare in qualche modo, e quindi in modo posticcio, ehm, ad avere un'idea validata semplicemente da una presenza americana. Secondo me deve avere un discorso congruo e armonico rispetto alla progettualità presentata. Grazie. Um, allora, altre domande un po' random, ci chiedono sulle terminologie usate sui modelli sf F424. Come vi dicevo prima, eh, saremo flessibili nella lettura di questi, di questi modelli. Alcune domande siamo eh, consapevoli che non sarete in grado, anzi, alcune informazioni siamo consapevoli che non sarete in grado di rispondere. L'importante è che questi modelli eh, abbiano il le generalità della vostra organizzazione o Uh, le vostre generalità in caso uh, applichiate come, come singoli individui e che siano firmati e che nel caso si parli di budget sia chiara la parte di budget che chiedete a noi e quella di cost sharing quindi non focalizzatevi troppo sulla terminologia di quei modelli ecco sono modelli pensati principalmente per un pubblico statunitense e non italiano quindi di questo ne terremo, ne terremo conto e per questo poi vi diamo la possibilità attraverso l'application form di Chiarire dei punti che potrebbero non essere chiari poi in quella, in quella sede. Ehm, qui mi si chiede: è possibile ammissibile una, una partenza a ottobre per convergenza con eventi internazionali? Sì, direi ottobre mi sembra una data più che, più che adeguata. Ehm, il progetto deve essere redatto in lingua inglese, come ho detto, assolutamente sì, e il budget deve essere in, in dollari. Ehm, vediamo poi altre domande. Eh, per quanto riguarda, ho letto qualcosa riguardo la fatturazione, non, non ci interessa ecco, la, la fatturazione delle spese. Ci, in alcuni casi dovete eh, darci una rendicontazione finanziaria, ma non in termini di, di fatture, scontrini e quant'altro. Eh, intanto, le... intanto ci sono altre domande che riguardano sempre progetti di studio, ricerca. Eh, anche quelle che affrontano un vuoto di conoscenza su un tema critico che impatta le relazioni USA-Italia non sono ammesse. Eh, progetti di ricerca non possiamo eh, finanziarli. E Antonio Pulizzi che gli è accaduto la linea, eh, abbiamo già risposto alla domanda e sì, il comune si può pre pre presentare ovviamente in quanto non è un ente for profit. Eh, abbiamo già ricevuto domande in passato da comuni di diversi um, luoghi d'Italia mm. um, la registrazione su SAM deve essere effettuata a me o dal mio dipartimento universitario o dal dipartimento universitario se si candida il dipartimento universitario se è un progetto di, um, di un individuo di, di Mattia Diletti no la registrazione su SAM avviene soltanto è richiesta soltanto per le organizzazioni l'università in questo caso si, si considera un'organizzazione non mi ricordo se vi ho accennato questo punto, ma è una cosa che, che, che ci teniamo a dire. Eh, accettiamo eh, soltanto una candidatura per organizzazione. Eh, questo include le, le, anche le università. Sappiamo che in passato mh, diversi dipartimenti di una stessa università volevano applicare per, per l'APS, ecco questo non è possibile. Quindi è soltanto una candidatura per, per organizzazione, incluse le università. Se la partner, è di di un la Intendo, Ci chiedono se la presenza di un partner americano è un requisito fondamentale per presentare la proposta. Intendo, dobbiamo necessariamente coinvolgere un'associazione no profit o una scuola al momento della presentazione del progetto o possiamo identificarla dopo? Anto, vuoi rispondere tu? Sì, volentieri. Allora, um, se il mio suggerimento ancora una volta è, avete da qui alla scadenza della presentazione 30 giorni. Uh, probabilmente eh, il vostro personale dovrebbe essere suddiviso e lavorare in modo unitario, quindi qualcuno dedicarsi al budget, una porzione dedicarsi al monitoraggio, eccetera. Eh, per quanto riguarda il contenuto, se non riuscite ad individuare in questo momento ed in questa fase specifica un partner ideale, un'associazione, uno speaker che magari volete invitare, il mio suggerimento è quantomeno di sforzarvi nella ricerca, cioè di fare i vostri compiti a casa oggi e magari di inserire e auspicare nel progetto chi vi piacerebbe portare dentro. Poi, eventualmente, il personale a supporto di ambasciata e dei vari consolati cercherà se il progetto è ben fatto e supera una prima fase di venirvi incontro e darvi una mano però secondo me dovete comunque provare a sforzarvi a comprendere quale può essere il partner ideale da portare dentro anche se non riuscite a, ma, diciamo, a chiudere l'accordo in questo ultimo mese che, che vi rimane grazie allora eh... Un po' di domande tecniche eh, rispondiamo insieme. Chi ha già il, chi ha già il numero DANS deve fare l'iscrizione alla piattaforma SAM oppure la piattaforma SAM dà accesso al DANS? No. Eh, DANS è propedeutico per iscriversi al SAM. Eh, vorrei chiedere se la registrazione alla piattaforma può avvenire non contestualmente all'invio della, della proposta progettuale. Ma eh, diciamo che dovrete essere attivi sulla piattaforma SAM entro il 31 marzo, una volta che avete eh, il vostro profilo attivo potrete inviarci la candidatura. Eh, università americane possono essere partners? Eh, sì, ovviamente sì. Intanto faccio di pulizia di domande. Eh, abbiamo un'altra domanda, se un festival inizia il 26 giugno e lavora con comuni, ministeri, regioni e ambasciate può partecipare come in passato abbiamo fatto. Eh, il 26 giugno mi sembra una data un po' troppo a ridosso della, eh, della comunicazione dei risultati, sinceramente. E potremmo non avere il tempo tecnico per far partire il grant in tempo. Se poi ci vogliamo sentire ecco, via mail, eh, lo, possiamo, lo possiamo fare. Uh, allora andiamo avanti. Uh, dove scusami, vogliono sapere se il budget lo devono anticipare loro? O se, quando, quando riceveranno il grant? No, no, tanti... no, il, diciamo che il, una, volta, una volta ha emesso il grant. Nel giro di una quindicina di giorni riceverete la prima porzione di, di pagamento. Poi vedrete che, chi, chi, chi diventerà beneficiario, insomma, chi vincerà la call. Eh, il budget sarà strutturato in varie, in varie tranche. Quello è una cosa che, di cui, della quale parleremo dopo e della quale parlerete per l'appunto con lo staff culturale dopo il 15 giugno. Ecco, anche per questo non sono molto ottimista su per partire grant così a stretto giro dopo la, la comunicazione dei risultati. Purtroppo non siamo in grado di mh, dare valutazioni dei progetti eh, che non verranno approvati. Eh, mi è poco chiaro l'allegato SF424A, eh, lo sappiamo, non è, non è chiarissimo per questo motivo, come vi dicevo, vi, abbiamo, vi diamo la possibilità di specificare il budget nel, nell'application form e anche eventualmente in un, in un Excel a parte. Okay. Allora um, gli eventi del progetto devono avere luogo necessariamente in Italia o possono svolgersi o addirittura è auspicabile organizzarli anche negli Stati Uniti? Eh, Antonella vuoi rispondere tu? Sì, gli eventi dovrebbero avvenire tutti sul territorio italiano e eh, preferibilmente eh, vi saremmo grati se appunto nella fase progettuale cominciasse già ad indicarci in quale città, provincia, barra regioni. Eh, ci serve questo anche per comprendere ehm, quale sarà e da dove eh, appunto arriverà il personale culturale che poi vi assisterà. Quindi è un'altra informazione importante. Grazie. Naturalmente può coinvolgere sul territorio italiano più città e più regioni. Uh, altre domande varie sul budget, mm, lo stipendio per coloro che si occupano a tempo pieno dello sviluppo del progetto. Mm, sì, sì uh, fa parte di, di, di costi ammissibili, insomma, questo l'ho già, già detto prima. Uh, uh, per quanto riguarda le, i partner coinvolti nel progetto, uh, in, presentare lettere di intenti e collaborazione, beh, se avete delle, delle lettere di questo tipo potete allegarle alla, alla candidatura, però non sono ecco, uh, obbligatorie, quindi su questo siamo abbastanza uh, flessibili. Uh, se ci sono eventi specifici finanziabili Reissa vuoi, vuoi rispondere a te? Eventi di cultura, di spettacolo dal vivo? Insomma, eh, tutti gli eventi sono finanziabili a condizione che rispondano alle priorità della missione, quindi anche un evento culturale può essere finanziato ovviamente se si inquadra all'interno di quelle che sono le, priori le nostre priorità. Poi se ritorniamo sui modelli SF4324 se li possiamo condividere, insomma ora non lo facciamo adesso per non creare troppa, troppa, troppa confusione, insomma potete, eh, potete, guardarli, potete guardarli scaricandoli, se avete dei dubbi mh, contattateci alla, alla mail rompieigrenze, saremo, saremo felici di... Di rispondere, ma davvero non vi preoccupate troppo di, delle, delle informazioni che richiedono, che richiedono gli SF424. Quello che è importante è che ci sia, che si evinca chiaramente a chi si sta candidando, chi è il rappresentante legale o chi ha potere di firma che possa firmare i modelli e quali sono eh, i totali che, che, che chiedete a noi, quindi al Governo federale, all'ambasciata degli Stati Uniti, al, al Dipartimento e poi qual è la parte eventuale di, di cost sharing. Ma avete davvero altri, altri strumenti poi per spiegarci bene il budget che sono, come vi dicevo, l'application la, form e, la, e un eventuale Excel con tutte le, le voci di spesa elencate. Alberto, ci sono altre due domande. Una è da Gianmarco Torri. In quale forma va ufficializzato il partenariato o il cofinanziamento? Eh, guardate, non va, mh, non va ufficializzato un partenariato, eh, lo dovete indicare semplicemente nell'application nell form. Eh, e come com era poi il cofinanziamento? Il cofinanziamento ce lo indicate, ce lo indicate eh, anche questo, sia nell'SF424A. Sia nella parte di budget relativa all'application form. A noi interessa sapere qual è la parte di, di cost sharing che, che mettete voi e quanto è poi la dimensione totale del, del costo okay. del progetto. E invece, qual è il riferimento del valore del dollaro che dobbiamo applicare e a che data? E nei costi va, inclusa l'IVA? No, allora, questo decidetelo voi, nel senso, fateci una richiesta in dollari e non entriamo nel merito del della rata di cambio. Eh, questo, tra l'altro, è anche il motivo per cui ehm, per cui vi chiediamo che i budget vengano presentati eh, in dollari, altrimenti avremo problemi anche noi proprio in virtù dell'exchange rate. Quindi eh, create un budget che al momento, del, al momento in cui lo create, ci sia una rata di, di cambio adeguata per i costi che avete in euro. E poi ce lo, ce lo presentate, totale inclusi anche l'IVA. insomma, ecco, Su questo non, non entriamo troppo nel merito. Mm. Eh, domanda tecnica: nel, nella compilazione della proposta estesa in 10 di pagine, i vari punti elencati, i vari punti vanno elencati così come è stata spiegata punto per punto oggi? Sì, sì. Crediamo che questo sia un modo per eh, facilitare la vostra candidatura e anche sinceramente per facilitare la nostra lettura e valutazione dei progetti. L'anno scorso abbiamo ricevuto diverse candidature che per la punta erano molto diverse da loro, con budget non chiari. In questo modo speriamo davvero di, di ricevere progetti chiari che siano eh, facilmente anche eh, leggibili e valutabili per noi. La nostra mail è come vi abbiamo già detto, ROMPA uh, Grants, chiocciola state.gov. Uh, I codici NCAGE e DANS sono validi anche per quest'anno. L'unica cosa che si rinnova è il uh, SAM, se vi sta scadendo. Si rinnova annualmente SAM. Uh, il cofinanziamento deve essere monetizzato. Sì, sono live. Il, il, il cofinanziamento deve essere monetizzato, sì, anche se si tratta di un'organizzazione che fornisce una, una sala conferenze, per esempio, sì. Eh, fa parte del, del cofinanziamento. Eh, sarà pubblicata una graduatoria dei progetti? No. Eh, vediamo un po'. Eh, se, non, se non vi abbiamo, a parte abbiamo ricevuto veramente Tantissime domande e questo ci fa veramente molto piacere. Ma non siamo in grado davvero di rispondere a tutte. Eh, se non vi abbiamo risposto, eh, mandateci una mail a rompiagrants eh, e lo faremo. Eh, questo abbiamo risposto. Eh, intanto scorriamo un po' di domande e vediamo, eh, vediamo di rispondervi. Dateci un secondo. Uh, allora, per un'iniziativa all'interno di un altro progetto dovremmo esplicitare il budget totale o solo il budget del progetto relativo alla richiesta per l'EPS? Eh, bisognerebbe qui vedere in realtà il progetto, di che tipo si proge di progetto si, si tratta. Mm -hmm. eh, se, la parte, se il finanziamento che chiedete fa parte di un progetto più ampio, io direi di indicare... Ehm, il finanziamento che chiedete a noi e in più la parte di cost sharing che è rappresentata da tutto il, mm -hmm. il, programma, il programma più ampio ecco questo è il consiglio che mi viene da, da darvi però effettivamente andrebbe un attimo visto poi di che tipo di, di progetto di programma si tratta mm, esatto, esatto, i soldi sì. sono, sono, fondo sono perdute. Perdute. Io come a fondo perduto <ride> si, <ride> si devono ridarceli No, eh, non ho, puoi leggere la domanda si tratta di finanziamento di grants in sostanza i soldi sono a fondo perduto o vanno restituiti no allora eh, eh, no non sono eh, a fondo perduto nel senso che eh, come vi dicevo ci sarà un monitoraggio eh, qualitativo e anche finanziario dello staff eh, culturale una volta che il vostro progetto eh, verrà finanziato eh, ovviamente voi eh, in sede eh, finale e in sede eh, di, 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 di valutazione del vostro progetto, dovete presentarci una, re, una rendicontazione. Nel caso in cui alcuni soldi, non, alcuno, una parte del finanziamento non fosse spesa, ovviamente dovrete, dovrete rendercela. Questo, questo è chiaro, come in tutti i progetti finanziati, anche con la Commissione europea o con i ministeri. Insomma, questo è ovvio. La domanda eh, di Gianmarco Torri, sì, è possibile che ci siano anche, anche questo tipo di, di workshop comuni e di scambio tra, tra Stati Uniti e Italia, intanto la, la, faccio, la, rendo visibile, la rendo visibile a tutti. Se questo può aiutarvi a, a raggiungere gli obiettivi e se è in linea con le finalità del progetto, perché no? Allora, mi sembra che più o meno abbiamo risposto a tutto. Facciamo un'ultima carrellata per, per rileggere. Poi... Ultima domanda sempre sul budget, c'è la possibilità quando un progetto, qualora un progetto venisse ritenuto valido, ma il suo budget fosse considerato troppo alto, la missione può decidere di finanziare il progetto per un importo minore? Sì, ve l'avevo già accennato prima, eh, fa parte di quel periodo di diciamo così contrattazione, ecco che, che avverrà e che avviene dopo il 15 di giugno. Uh, altre domande? Progetti di ricerca universitaria in, in materia giuridica? No, abbiamo già detto che non, non è ammissibile il finanziamento della ricerca scientifica pura. Eh, Un'ultima un un domanda, forse. Buongiorno. Il ruolo, stabile, il ruolo di stabilire ponti con enti americani. Uh, spetta all'ambasciata o all'organizzazione, va, va fatto in fase di progettazione o in fase di implementazione, va fatto in fase di progettazione. O almeno dovete essere, eh, dovete, dovreste essere eh, il più chiari possibile in, eh, a riguardo del tipo di collaborazione che intendete, che, intendete, che intendete avere con enti americani. Ma faccio un po' fatica a immaginare una proposta che non includa questo tipo di... Ehm, di, di, di collaborazioni se queste sono finalizzate, a raggiungere gli obiettivi. Quindi, direi in fase di progettazione. Se poi in fase di implementazione ci fossero nuovi esperti, nuove, ehm, nuove collaborazioni che sorgono, ben venga, ci informate mh, se, se, questo, se queste eh, faranno, rappresenteranno un punto a favore del vostro progetto. Saremo, saremo felici di, di accoglierle, ecco. però direi che principalmente dovrebbero essere pensate in fase di, di progettazione della proposta. Io direi che dobbiamo chiudere. Eh, vi rimando appunto alla nostra email per tutte le domande che, uh, che abbiamo ricevuto, alle quali non abbiamo potuto rispondere alcune per mancanza di tempo, altre perché erano eh, domande diciamo, non utili ecco, durante, durante un webinar, ma sicuramente alle quali risponderemo via, via mail. Eh, vi ringrazio davvero per la partecipazione, non ho visto il numero dei partecipanti, ma mi è sembrato decisamente più alto della, dello scorso webinar e ringrazio soprattutto eh, Raissa, Antonella eh, e Fabio per... Eh, per, per aver partecipato eh, a, questo, a questo webinar. Speriamo davvero che possa esservi stato di aiuto. Eh, L'anno scorso ehm, abbiamo fatto un webinar tra la prima e la seconda call e effettivamente insomma, la qualità dei progetti che abbiamo ricevuto è ehm, effettivamente migliorata e vogliamo pensare che un po' il merito sia stato anche, anche nostro, quindi è uno dei motivi per cui l'abbiamo riproposto, è proprio, è proprio questo. Eh, vi auguro buona serata e aspettiamo le vostre candidature eh, di, di buona qualità e, e numerose. Buonasera a tutti.